abbiamo detto, oh, facciamo qualcosa proprio di italiano, facciamo un pezzo italo disco. È nata nella maniera più genuina in questo progetto. Italo disco è il nuovo capitolo del libro The Colors, la pietra miliare. Devo dire che l'entusiasmo è proprio alla base di tutto. La prima volta che vedi un riscontro così grande anche all'estero. Dal punto di vista discografico, quindi anche radio, promo e tutto quanto, sì. Dal punto di vista live, c'è stata in precedenza esperienze all'estero, cioè tipo in Europa, ma anche in America, però prima volta in assoluto che abbiamo un pezzo in radio in Germania, un pezzo in radio in Svizzera, in Austria. Secondo me stanno avvertendo una genuinità di base, una sincerità di base che forse noi ci abbiamo messo dentro inconsapevolmente. Non segue nessun cliché, non ha le carte in regola subito sulla carta per diventare la hit nei giorni nostri, cioè nel momento storico che stiamo vivendo. Non rispetta i canoni della hit estiva, ecco. Quando è che avete capito che in realtà qualcosa stava succedendo? Perché poi è un po' di mesi che la canzone è in radio, cioè tiene da un po' di tempo. Quando per la prima volta in assoluto ho sentito mia figlia cantare una canzone a memoria, che non fosse Baby Shark, quindi ho detto che okay, potrebbe avere le carte in regola per diventare una hit, ma la scena che ho proprio ben chiara nella mente era uscita da un paio di settimane, Italo Disco, e noi ci trovavamo a Milano, andiamo a fare una pausa a caffè dalla session studio e mi ricordo che c'era una nonna con la nipotina che cantavano a memoria il ritornello, cioè proprio cioè dal presto che non resisto in poi. Ho detto: ok, cioè, questa roba significa che è per tutti, cioè è veramente trasversale. Quello è stato il momento in cui ho pensato: secondo me, questo potrebbe essere un segnale, perché a chi appa sia l'una che l'altra potrebbe succedere qualcosa di positivo. Poi devo dire, alla base di tutto, in questo progetto, perché Italo Disco è il nuovo capitolo del libro The Colors, la pietra miliare, devo dire che l'entusiasmo è proprio alla base di tutto, ma pure con i ragazzi di Warner, che sono la nostra nuova casa discografica, devo dire che non ci aspettavamo fosse così veramente tutto super happy, super entusiasmo sempre alla base di tutto. E secondo me quella cosa, nel nostro caso, per come siamo fatti noi, dà un boost dal punto di vista proprio di produttività, oltre che di creatività, che non è indifferente. Senti, voi non è il primo successo, non è il primo tormentone, insomma, però qual è stato e quale sarà l'effetto di Italo Disco su di voi? Io penso che un successo come Italo Disco non è paragonabile agli altri successi, ma non in termini di numeri, perché ovviamente noi siamo stati primi in classifica per 12 settimane con un album e infimi. Effettivamente poi è successa pure una cosa strana, perché con Everytime, che era la canzone di quell'album, non siamo mai andati primi in classifica singoli, e quindi c'è sempre una prima volta. Però a prescindere da questo, io penso che non sia paragonabile, perché intanto noi abbiamo una consapevolezza sicuramente diversa. Siamo un po' cresciuti, quindi riusciamo anche a goderci realmente questo momento. Secondo me è veramente una strada verso l'autenticità, l'identità artistica del nostro progetto. Out, l'album, 12 settimane primo in Filmi, però avevamo vinto Amici da 2 mesi e quindi eravamo forti di quella vittoria lì, di quel successo lì, di quell'esposizione lì. Adesso non è paragonabile, perché sta parlando proprio la canzone, sta entrando nella vita delle persone, la canzone. Pensare Male pure è stata un'altra delle pietre miliari del nostro percorso. È stata il primo bagliore di quella cosa che sentiamo al 3000% su Italo Disco, perché Pensare Male è stata la prima volta che la gente si è proprio rivista, cioè mi fermavano per strada dicendo: no, è incredibile, sembra che l'hai scritta per me questa canzone. Cioè, quella cosa è stata un po' anche la benzina che ci ha spinti fino a qui. Magari è un momento, però ci sentiamo che questa è la nostra vera direzione e la gente sta premiando la sincerità. Mi spieghi suonare prima dei Coldplay? Forse sì, forse no. Il testo di Italo Disco, quel diabolico di Davide Petrelli, la Tropico che cantiamo, l'ha praticamente visualizzato. Sai quando stai per entrare nell'ambiente di lavoro, nel nostro caso è lo studio di registrazione,
e ti prendi il caffè con i colleghi, parli del più e del meno, e quello registrava, no? Registrava. Poi era il momento in cui annunciarono il concerto dei Coldplay a Napoli. Noi stavamo a Napoli e quindi tutti quanti i miei amici: wow, ma tu stai nel sistema, nel music business, fammi avere un biglietto, così. Faccio, ma ragazzi, ma voi mi stanno martellando di messaggi? E tipo qualcuno di noi, non mi ricordo, forse Alice, faccio, ma che deve fare l'apertura ai Coldplay? E Davide registra pure quella cosa lì, ritorna dopo un quarto d'ora e col testo di Italo Disco, quella che senti oggi in radio, cioè è nata nella maniera più genuina. A volte capita che si entri in studio con un obiettivo. In quel caso noi non avevamo nessun tipo di obiettivo. Abbiamo detto, ma facciamo qualcosa proprio di italiano, facciamo un pezzo Italo Disco, perché noi ci stiamo raccontando comunque in una declinazione contemporanea degli anni 80. Noi abbiamo iniziato appunto da Pensare Male, ma anche la stessa Everytime, molto anni 80. Ci mancava la Italo Disco e noi siamo italiani, cioè, e Davide se ne esce proprio col titolo Italo Disco. Sono 6 anni che non uscite con un album, se non sbaglio. Ovviamente siete usciti con singoli, insomma avete fatto televisione, c'è un po' di paura, di timore? È stata una scelta di squadra, perché comunque ci sentivamo di dover raccontare una nuova veste da quando abbiamo fatto You, abbiamo fatto tutto il percorso cantato in inglese, piuttosto che uscire con un album e aspettare lo studio, i mesi. Ci siamo sentiti di uscire con più puntate, magari dandogli un'importanza diversa, un racconto sempre del concetto generale degli 80, tradotti in un linguaggio contemporaneo. Dopo l'album, comunque, se conti i singoli, sono più di un album, quindi per noi è stato giusto raccontarla in questo modo, per arrivare poi a un tipo di credibilità anche per le persone, che se uscivamo con un disco tutto in italiano dopo che abbiamo fatto 3 dischi in inglese, non lo so, sembrava abbastanza poco credibile, cioè sembrava una mossa strategica, quando in realtà abbiamo voluto raccontare negli anni il nostro cambiamento. Quindi forse adesso, dopo un racconto di anni, di 6 anni, dopo una canzone che sta arrivando veramente a tutti, forse potrebbe essere giusto l'album. Però questo lo si decide insieme comunque alla discografica, e non è il nostro lavoro è fare canzoni e cercare di arrivare alle persone.